beccato mentre mi alleno di nascosto e di allenare in tour di fine giugno. Tre tappe brevi e veloci, ma decisamente sfiziose, il 29 e 30 giugno e il 1 di luglio. Mi viene da chiedermi, o verrà voi da chiedervi, come mai va così piano se deve allenarsi per delle gare brevi e veloci. Beh, vado così piano perché seguo i consigli del professor Massini, che mi ha detto, mi ha ricordato che ai miei tempi, quando ero un po' più giovane, noi si faceva molta capillarizzazione, cioè si correva molto piano, tutto questo per andare più forte. E ora sto provando perché mi sembra giusto ritornare alle origini. Piano è vestito di nero, nonostante tutti i consigli, no? E indossare dei momenti chiari quando si corre al sole, ma io l'ho fatto in omaggio alla copertina di Run Swold di giugno, che da qualche giorno in edicola. Copertina è spicca proprio perché è assolutamente nera, con protagonista Elvio Gonzaglio, come direbbero le donne, un figo, uno testimonial uno dei testimonial del brand Paco Rabanne, Ictus, che allenato dal nostro professor Massini a fine anno correrà a New York contro gli influencer dello stesso brand. Con lui racconteremo altre storie, come quella di Carola Lurani, che per correre a Teheran ha dovuto coprirsi gambe e braccia, quella di Aaron Anderson, il vincitore dell'edizione 2017, la recentissima edizione della Wings for Life World Run. Aaron ha spinto per 92 km, 92, una carrozzina di quelle tradizionali. Altra storia, quella raccontata dal nostro storyteller, dal nostro grande raccontatore Marco Tarozzi, quella di Donata Govoni, una vera e propria pioniera del running negli anni 60 e 70. Oppure l'opinione di Piercarlo Pirovano, ma sai che disputa, meglio correre di mattina o di pomeriggio. Piercarlo ci racconta la sua esperienza, c'è sempre da imparare. Ma uno degli argomenti più sfiziosi del numero è la storia di Breaking 2, 1:59:59 della maratona. Raccontiamo esattamente che cos'era veramente quella sfida, dove si è disputata, quali erano i veri protagonisti e poi chi è davvero il Kipchoge, il keniano, davvero un fuoriclasse, che è riuscito a correre in 2:26:25 secondi, a 26 secondi soltanto dal famoso record. A proposito di maratona, perdonatemi, consentitemi l'autocitazione. 34 anni fa il sottoscritto correva in 2:11 e un po'. Oggi, beh, insomma, era correre. Oggi ci leccheremo le dita se tanti maratoneti, come capitava allora, fossero in grado di correre a quei livelli. Abbiamo assolutamente degli ottimi interpreti. Vedi Fulgero Pertile, vedi Daniele Meucci, vedi Valeria Straneo in campo femminile o Anna Incerti, ma sta di fatto che fondamentalmente l'italiano nella maratona va più piano. Come mai? Ce lo spiega Massimo Magnani, già maratoneta olimpico proprio ai miei tempi, anzi era con me a Mosca, che in carriera è diventato allenatore molto bravo, molto afferrato, tanto da essere stato fino allo scorso dicembre commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Ultramaratoneti, si nasce o si diventa? Beh, proviamo a rispondere al quesito. Pensiamo di esserci riusciti anche con l'aiuto di un bravissimo allenatore, di uno psicologo ultramaratoneta. Io non riuscivo proprio a fare l'ultramaratone. Il mio limite massimo era davvero la maratona e non riuscivo ad andare oltre. Spesso mi chiedevo
ma perché devo fare così tanta strada? Ecco, anche a questo quesito rispondiamo. Il psicologo Umberto Longoni, bravissimo, da una serie di dritte per poter fare un pieno di motivazione quando la motivazione appunto incomincia un po' a scemare e uno incomincia a farsi delle domande scomode, quantomeno antipatiche. Direi che molto altro ci sarebbe da raccontare, dalle scarpe per le maratone, per le gare più brevi, ai pantaloncini per correre, anche quelli sono importanti. Ma mi fermo qui anche perché di fiato me ne è rimasto davvero poco, anche se vado piano come dice il professor Massini. Runner's World di giugno in edicola da qualche giorno, lo trovate assolutamente, se vi dicono che non c'è protestate, pretendetelo. Con Runner's World in edicola trovate ancora per 20 giorni, fino al 20 di giugno, lo speciale Il Trail, che è un'altra bella proposta per chi non l'avesse ancora visto o ancora acquistato, per poter cambiare un po' abitudini nella corsa e ritrovare nuovi stimoli. Buone letture!